cari amici, oggi è uscito un nuovo ebook multimediale. Perché andare nella costiera amalfitana? Lo ha scritto Rosanna Precchia, giornalista e molto esperta della costiera amalfitana. Sì, molto esperta della costiera amalfitana perché ci sono andata in vacanza da sempre, durante l'infanzia, l'adolescenza, l'età adulta, in tutte le stagioni, e la conosco bene. È stato per me un piacere quindi ritrovarla per descriverla in questo ebook, che mi ha dato la possibilità di renderla viva, cioè non solo parole, ma anche foto, video, racconti, testimonianze di tutte le cose belle che si possono trovare. E sono tante le cose belle che si possono trovare. Ad esempio la cucina, innanzitutto, credo che sarà stupenda. Lo tengo io il microfono. Ovviamente la cucina a base di limoni, perché la costiera amalfitana è la terra dei limoni. Limoni coltivati in maniera quasi eroica, perché bisogna rompere la roccia, mettere le piante, proteggerle. E quindi c'è dolci, liquori, cibi con questi limoni fantastici, grandi, pieni di sugo, buccia bianca, niente semi, buonissimi. Poi tutto il resto, la cucina meridionale, frutti di mare, la pasta, i dolci. Certo. E questo per quanto riguarda il cibo. Poi ci sono chiaramente c'è il mare che è bello in tutte le stagioni, ma è stupendo in autunno, quando l'acqua è calda, pulita, è andata via tutta la gente, la folla, e si sta benissimo. Poi ci sono le feste patronali, le feste religiose, le feste culturali. Tanti fuochi d'artificio, naturalmente. Fuochi d'artificio non mancano mai. Se vi leggiate, state per una settimana, 15 giorni, potreste trovare durante l'estate anche 3-4 volte feste religiose con fuochi d'artificio. E poi ultimamente anche molti bei festival culturali, quello musicale di Ravello, quello di arte e cultura a Positano, a Maiori, ci sono moltissime iniziative da seguire volta per volta. E poi per le persone che vogliono essere chic devono passare da Positano per farsi fare i famosi sandali, che tra l'altro tu hai fatto uno splendido video in cui si vede l'artigiano proprio come sandali, costruisce il sandalo. Sandali fatti a mano in 5 minuti, ma perfetti, e poi a scelta del compratore, quindi può scegliere le decorazioni, le fantasie, i colori, non solo sandali, ma anche abiti fatti a mano in 2 ore, o pantaloni, tutta la moda positano. La moda positano che ha attirato comunque non solo i turisti di oggi, ma anche quelli del passato. Tanti registi sono passati per Positano. Il regista più famoso è Roberto Rossellini, che a Maiori ha girato ben 3-4 film, era innamorato della costiera, lui con Anna Magnani hanno anche preso una casa a furore, e lui adorava la costiera amalfitana, diceva che gli amalfitani erano i maioresi, erano pazzi, ubriachi di sole, di vita. Bene, allora non resta altro che andare nella costiera amalfitana sull'onda di questo ebook che non solo racconta, mostra suoni. Vedrete che quando aprirete questo ebook verrete avvolti da tutta la musicalità del sud. Ve lo consiglio di scoprirlo e poi subito prenotare la vostra vacanza sulla costiera amalfitana. Questo è un ebook multimediale, però c'è contemporaneamente anche una versione non multimediale per chi non avesse gli apparecchi della Apple come l'iPad, l'iPhone, l'iMac, eccetera. È un ebook che fa parte della collana I Perché, che viene sviluppata in collaborazione con il GIST, il gruppo italiano stampa turistica, e Rosanna Precchia fa appunto parte di questa associazione che riunisce il quota dei giornalisti che scrivono di viaggi, di turismo. Quindi mi raccomando, non perdete questo ebook, state molto attenti perché ne staranno per uscire tra breve molti altri dello stesso genere. È la guida migliore per scegliere una destinazione di viaggio, è vero? È vero, soprattutto la vedrete viva prima di arrivarci. Bene, buona lettura, buona visione, buona audiovisione. Arrivederci.